Comunque impari l'educazione a non offendere nessuno. Ha capito, lei impara l'educazione a comportarti bene a casa tua, io voglio dire quelli come te, mi piacciono ben poco, capito? Ma come, lei impara l'educazione e rispettare le persone. Sei, sei una persona, sei un deficiente. Ma per lei che cos'è? Lei che cos'è? Si vergogna. Si vergogna. Si vergogna. Si vergogna. Si vergogna. Si vergogna. Pure consigliere comunale. Certo, non dico pirla come te. Pirla come te. Non ti faranno mai consigliere comunale. Non lo so già stato. Non sarai perché ti votano per pirla come te. Non ti sei mai guardato in uno specchio. Ma cosa? Ma prova a parlare di una vetrina che ti vedi dentro e ti fa un tiro. Ma che cosa? Ma, stia... ma è solo capace di insultare e basta. Fatti vedere uno psichiatra. Fatti vedere uno psichiatra. Le mani addosso, ti mettono gli uomini. Fatti vedere da uno psichiatra. Ti mettono gli uomini. Tu fatti. Fatti vedere uno psichiatra. Ma io non ho provocato niente, lui che provoca. Fatti vedere da uno psichiatra. Fatti vedere da uno psichiatra, vai in psichiatria, vai in psichiatria, fatti vedere uno psichiatra. Gente di solito. No, tu io lei si deve comportare, ritorni alle scuole elementari a imparare l'educazione, si vergogni. Chi sarebbe il consigliere comunale questo? Perché come esce? Chiama? Lei esce, però grazie. No, quello può, come lei esce? Oh, perché esco? Come esco? Perché devo uscire? Lei esce, perché io ho fermato una persona, perché non deve scappare, ma quello che devo uscire? Io fra 2 minuti chiamo la polizia. Ma cosa devo fare io? Perché? 2 minuti partono da ora. Ma perché non posso stare qua? Ma cosa? Perché chiamo la polizia? Perché cosa? Perché lei è un provocatore. Ma che provocatore? Io non, è lui il provocatore. Cosa la verità? No, io voglio seguire il dibattito, perché non posso dire. Ma probabilmente non ci sarà perché ci hanno detto che Fassina è ancora a Strasburgo. Speriamo. Quindi per Fassina. No, io voglio stare qua. Mi fa la cortesia. Ma poi il provocatore è il signore che mi ha insultato. A come mi ha insultato? Ha insultato lui, mica ha insultato io. Per evitare altri scontri mi fa. Io non scontro nessuno. Mi fa la cortesia. No, io sto qua, perché devo uscire? Adesso non c'è nessuno, quindi devo uscire. Ma perché, scusa, ma perché devo uscire? Perché devo uscire? Perché devo uscire? Ma perché devo uscire? Provocatore, lei che io sto esperimento. Io sto esperimento delle idee, quello è provocatore. Pensate, non si possono esprimere delle idee? Io sono neutrale stasera. Voglio lavorare perché devo uscire, non ho capito. Scusa, io prima ho detto qualcosa, sono stato insultato. No, io non c'ero, sono stato insultato. Mi mette in mezzo a cose che io non c'ero. Sono stato insultato di una signora che deve imparare l'educazione. Deve imparare l'educazione, consigliere comunale, pensa a te. Pure consigliere comunale. Ah, me l'ha raccontata. Sì, me l'ha raccontata. Sì, sì, me l'ha raccontata. Ma allora non c'è l'iniziativa. A me è arrivato un... Io so che devo stare. Che è provocato. Sì. Perché scusi, non posso?
Io non vengo da nessuna parte. Ma polizia per che cosa? Ma perché devo uscire, scusi? Perché devo uscire? Ma perché devo uscire? Perché devo uscire? Sto esprimendo delle idee. Se mi può servire un attimo fuori, volevo parlare un attimo con lei. Un secondo. Io non voglio venire fuori. Perché subito uscire per parlare, non mi stai dicendo niente di particolare. No, anche perché io non devo essere trattenuto, non fare descrizione. Io voglio solo partecipare a una simpatia. Se esci un attimo ne parliamo, non c'è nessun problema. Perché io voglio seguire l'assemblea. Lei la segue l'assemblea, basta che ci voglia parlare, ci mettiamo a fuori. Prego. Ma scusi, io non ho fatto niente. Uscire per che cosa? No, io non è che vengo più fuori. Cioè io non ho fatto niente. Voglio possiamo allontanare dalle persone. Voglio solo esprimere. Facciamo due chiacchiere e poi posso seguire benissimo l'assemblea. Nessuno di no, io non ho paura, voglio assolutamente nessuna paura. No, anche perché se qualcuno mi mette la mano addosso. Ma chi le sta mettendo la mano addosso? Ma cosa sta parlando? Stiamo dicendo di parlarle. Posso seguire un attimo? Ma cosa è successo? Io non ho detto, è il signore che mi ha insultato. Il signore mi ha insultato. Questa è un'assemblea pubblica e io voglio intervenire. Non ti fai bene, ti ascolti. Perché non posso esprimere, non si può esprimere un'opinione. Si ascolta e basta. Se lei fa qualche intervento, glielo dico. No, mi sa che non c'è. Adesso sono arrivati i miei colleghi. Io la faccio per favore. Perché cosa? Perché questa è un'assemblea. Ma pure io vengo all'assemblea per parlare e mi portate via, perché l'assemblea non è un dibattito. Che reato commesso? Che reato commesso? Lo sto spiegando, non è un dibattito. Ma che reato commesso? Lo sto spiegando, l'assemblea pubblica non è un dibattito dove ognuno dice la sua e... Non c'è scritto assemblea pubblica nel internet. Infatti l'assemblea pubblica significa che è un'assemblea dove può partecipare chiunque, ma non è un dibattito aperto. Su internet a me dispiace quello che dice internet, non sempre a volte è corretto, quindi lo sto dicendo, se hai intenzione di partecipare come spettatore, ascoltare, se hai intenzione di entrare per creare disturbo, questo tu al momento glielo sto dicendo. Sto dicendo, se hai intenzione di entrare, creare disturbo, turbativa, sappia che viene presa accompagnato fuori con la porta. Turbativa? Perché cosa? Io prima, signore, mi ha insultato. Benissimo, io già spero. Ancora deve iniziare l'assemblea, già lei sta creando dei... No, mi hanno insultato prima, mi hanno insultato solo perché Lei, le sue opinioni non può esprimere 420 così durante un'assemblea. È un'assemblea, è fatta per fare un'assemblea. Non è come sta dicendo, ok? Quindi, le dico. Io iniziare a fare storie, se lei ha intenzione di entrare e creare problemi di disordine viene portato fuori. Scusi, ma io voglio chiedere condominiale. È un'assemblea sul referendum, giusto? Sì, ma non è un dibattito. Parla di discorsa, non è porta a porta. Io su iniziativa ho detto assemblea pubblica. No, non è che si ascolta. Io vengo qua per ascoltare, non per parlare. Chiunque interviene lo porta via? Punto di domanda. Chiunque interviene lo porta via. Se dare la parola e lei parla senza creare problemi è un discorso. Se lei durante il dibattito inizia a parlare di qualcosa, io luogo viene portato via. Io chiedo di fare come tutte le assemblee, se possibile esprimere. Sì, ma quello viene fatto alla fine, gli ultimi 5 minuti, quando proprio dopo che ha parlato, lo fa sempre. Cioè questo è. Io sono stato prima insultato, aggredito, anzi potrei sporgere querela quel signore lì. Potrei sporgere querela io quel signore. Siamo già capiti. Comunque io non ho fatto niente, qui voi ledete i miei diritti di cittadino. Io sono un cittadino italiano che godo dei diritti costituzionali, per cui io posso esprimere delle opinioni, io posso avere delle idee, o se no siamo in pieno fascismo. Se lei disturba il dibattito, io la prendo di questo, la porto. Disturbo di per me. Tenga presente questo. Questa è proprio la cosa che gli sta dicendo adesso. Se disturba il dibattito, la prende e la accompagna fuori. Disturbo di dibattito.
Significa se entra, ascolta in silenzio un po'. Interventi a fare, dibattiti, la prendiamo e la portiamo fuori. Portatemi fuori che poi farò una denuncia. Sarà fatto sicuramente. E farò denuncia. Farò denuncia. Faccio la denuncia. Prego. Chiedo solo di intervenire come tutti, di fare quello che fanno gli altri. Quello che fanno tutti. Esatto. Se gli altri sono dibattito, con le fatto con gli altri. Non più le giusto? Per non essere. Lei che sta, lei comunque se mi porta via ci prende una denuncia. Lei. Farei vedere persone che non commettono dei reati, ma viene giustificata. Io non commetto nessun reato. Posso fare cittadini italiani. Certo. Che non vanno alle dritte. Sono stato prima insultato e minacciato. Domani la faccio la coerenza. La farò la signora lettera del signore. La farò la signora la coerenza. La faccio la signora. La signora lì che mi ha. La faccio sì la coerenza. Vedi come si chiama il questo no adesso non va non mi no ma noi io vado a sapere chi è non mi sono fatto il signore lì che mi ha insultato. Ma sì, ma adesso però, il signore lì che si è insultato. Vabbè, avrei sbagliato. Cioè, no, c'è il signore lì che è consigliere comunale. Ma com'è che si chiama? Non so, ma adesso faccia finta di niente, poi mi sente la serietà, se no si disturba. Stia tranquillo. Se non disturba nessuno le fa niente. Giovanni mi ha salvato il signore. Mi ha disturbato il signore. Ma mi ha minacciato il signore. Sbagliato, però la sentenza è un'altra cosa, dai. Come non si può intervenire? Quando hanno detto di prendere 5 minuti, 10 minuti alle persone, e poi lì si interviene, vuol dire è una città democratica. Comunque poi può dire come si chiama, che io faccio la denuncia. La denuncio? Dice come si chiama, lo vado a vedere che la denuncia. Parla direttamente a lui. No, voglio denunciare, voglio denunciare. Eccolo lì.
che l'hai mai insultato? Bastardo. Io non ti ho insultato. Potrai dire che mi hai insultato e mi hai anche provocato, quello sì. Io ho qualche testimone, tu non credo. Tu sei venuto a casa, mi hai insultato, mi hai dato del fascista, mi hai dato altre cose. Fascista, ti ho detto che sta verificando il fascismo. Sì, mi hai detto anche delle altre cose. È lei che mi ha detto, bastardo. Io? Ancora, devo essere così tutta la sera. Hai dei problemi di udito, perché ti distorcono. Forse hai delle distorsioni, ma è trova di ostacchio che è l'ingresso dove c'è la biblioteca, baracca di Erardo, via Cesare da Sesto. Francesco? Sì, allora, via Cesare da Sesto, quando arrivi in fondo, che diventa via Dante, dentro il cortile, in fondo a sinistra, dove sei? Vieni dentro avanti dove c'è la sala illuminata sulla sinistra. Dove sono i bagni? Scusi, i bagni dove sono? Ma scusi, ma accompagna anche i bagni? No, le sto indicando dove sono i bagni. Ho capito. Cioè, preferirei andare da solo a fare i bagni. Perché secondo lei ci tengo a venire. Lo so, mi vedo che mi segue. Se devo andare in bagno, vado in bagno. Lo so, mi vedo che mi segue sempre, non ho capito.